Il MIDI, acronimo di Musical Instrument Digital Interface, è un protocollo standard che consente il collegamento e la comunicazione tra più strumenti musicali elettronici. Essenzialmente, è un linguaggio informatico basato sullo scambio di messaggi e informazioni tra hardware. L'interfaccia MIDI è costituita da due precise entità. Dispositivi di controllo, controller, che servono a generare i messaggi MIDI, ad esempio una tastiera MIDI muta o un controller. Dispositivi sonori, sound module, che utilizzano i messaggi MIDI per produrre o modificare suoni. Questi possono essere sintetizzatori, drum machine, delay, riverberi ed altri effetti. Quando suoniamo con Grand Org, normalmente usiamo una o più tastiere MIDI come controller ed il nostro PC come sound module che, tramite appositi software, transcodifica i messaggi del controller e li trasforma in suoni da mandare alle uscite audio del computer. Il protocollo MIDI permette di operare solo attraverso 16 canali, ed ogni controller di solito può agire solo attraverso un unico canale. Chi usa Grand Org sa che se collego una tastiera MIDI al PC, con questa si potrà suonare un unico manuale dell'organo caricato, poiché ogni manuale funziona su un unico canale. L'architettura dunque è normalmente la seguente: possiamo avere più controller ad ognuno dei quali sia stato assegnato un canale MIDI. Come sound module esistono molti dispositivi dedicati. Limitandosi al solo mondo degli organi campionati, basta vedere cosa stanno studiando all'interno del gruppo openpipe.org, dove il sound module per Grand Org non è un PC ma macchine dedicate. Nel nostro caso il sound module è il nostro PC di casa, naturalmente munito di apposito software che può essere una DAV, Workstation Audio Digitale, o software specifici per organi campionati come Grand Org o Auwerk. Il limite resta sempre lo stesso. L'uscita di ogni tastiera digitale resta sempre un unico canale MIDI. Possiamo però sfruttare il nostro PC anche come controller, ossia permettere al nostro PC di suonare al posto nostro. Tra l'altro in questo caso lo stesso PC ha il controllo di tutti i 16 canali MIDI, per cui può suonarli tutti contemporaneamente. In questo caso è una DAV che fa da controller. Una DAV è un applicativo capace di produrre e manipolare suoni, e questo lo può fare su vari canali. Nella maggior parte dei casi, le DAV sono capaci di leggere file MIDI, ossia file scritti per il protocollo MIDI, che come tale vede ognuno dei 16 canali come se fosse un pentagramma musicale. Possiamo così scrivere spartiti fino a 16 strumenti. Una vera e propria orchestra. Nel caso dei nostri organi campionati, ogni pentagramma può essere assegnato ad un manuale del nostro organo virtuale e così permettere all'organo di suonare anche senza l'uso di una tastiera. È un po' come le vecchie pianole a nastri perforati, anche se il paragone è decisamente diminutivo. Il nostro PC fa da lettore dei rotoli di carta. L'architettura però in questo caso non è così diretta. Occorre dire alla scheda MIDI del nostro PC che chi sta suonando non è una periferica esterna, una tastiera, ma è il PC stesso. Per fare questo ci sono diversi applicativi che, di fatto, creano un cavo MIDI virtuale. In sostanza questo programmino inganna il nostro PC facendogli credere che ci sia collegato un controller MIDI esterno, mentre sarà la nostra DAV a fare da controller. Se tutto funziona possiamo far suonare Grand Org tramite una DAV che, in questo caso, diventa un controller a tutti gli effetti, col vantaggio che può suonare su tutti i 16 canali contemporaneamente, come se avessimo un organo con 16 tastiere. Il software che utilizzeremo come cavo MIDI virtuale è Loop MIDI. Potete scaricarlo all'indirizzo segnato negli appunti. Una volta installato però, non è ancora in grado di adempiere al suo compito. Occorre aprire una porta, potendone controllare diverse, che sarà quella attraverso la quale il nostro controller virtuale, ossia la nostra DAV, farà suonare Grand Org. Inoltre occorre dire a Grand Org che i segnali MIDI arriveranno proprio da quella porta. Per cui occorre andare in File. Setting. Selezionare la cartella dispositivi MIDI e settare il tutto esattamente come proposto nell'immagine che vi proponiamo. Non tutte le DAV poi sono in grado di mandare, attraverso la porta così creata, segnali riconoscibili da Grand Org. Sotto Linux ad esempio ce n'è una sola che è Rose Garden, mentre sotto Windows useremo Anvil Studio. Una volta installato il tutto, possiamo lanciare Loop MIDI, di solito parte con l'accensione del PC.
Lanciare Anvil Studio. Lanciare Grand Org e caricare un organo masterizzato, nel nostro esempio il classico Jubiasco. Adesso carichiamo un file MIDI su Anvil. Di siti che permettono di scaricare file MIDI ce ne sono a decine, e in questo formato, sul web, si trova quasi tutta la produzione di Bach e dei principali autori classici. Basta prendere dimestichezza con la ricerca. Per questo tutorial adotteremo il concerto BWV 593 di Johann Sebastian Bach. Come vedete, il brano si sviluppa su tre tracce diverse, ad ognuna delle quali è assegnato un canale MIDI, in ordine il numero 1, in 2 ed il 3. Se apriamo alcuni registri sull'organo e avviamo l'esecuzione, quasi sicuramente non si sente niente, e questo perché occorre abbinare ogni manuale ai tre canali MIDI previsti dallo spartito. Per fare questo occorre mettere in mute, ad esempio, le tracce 2 e 3, in modo che esca il segnale solo dalla traccia 1. Come facciamo per fare ascoltare una tastiera esterna? Premiamo il tasto destro del mouse in corrispondenza di una delle tastiere e mettiamo in ascolto Grand Org. Ora mandiamo avanti l'esecuzione del brano. Grand Org ascolterà l'unico canale aperto ed assegnerà alla tastiera prescelta il corrispondente canale MIDI. Ripetiamo la stessa operazione per gli altri due canali, lasciando in on un canale alla volta e mettendo in mute gli altri, e assegnando ogni canale ad un manuale diverso oppure alla pedaliera. Alla fine mettiamo in on tutti e tre i canali e lanciamo l'esecuzione, naturalmente dopo aver aperto debiti registri per ogni tastiera. È comunque possibile far suonare due pentagrammi sullo stesso canale. Ad esempio, se si vuole che entrambe le mani suonino sullo stesso manuale, basta disporre le due relative tracce sul canale attribuito ad una tastiera. È possibile far suonare contemporaneamente sia Anvil come organista virtuale, che voi stessi come organisti reali, utilizzando una o più tastiere USB. Un aspetto che sicuramente può interessare un utente che, magari, è dotato di una sola tastiera o vuole esercitarsi con un solo pentagramma di uno spartito. In questo caso il settaggio degli ingressi MIDI di Grand Org dovrà essere quello previsto dalla figura che state vedendo. Buon ascolto!